Benvenuti ad una nuova edizione del TG di diregiovani.it. Maturità, annunciate le materie della seconda prova. Il momento atteso con comprensibile ansia e impazienza, così come è stato definito dal ministro dell'istruzione Stefania Giannini, è arrivato. Con un video annuncio tramite social network del MIUR, il ministro ha annunciato le materie della seconda prova del prossimo esame di maturità, che si terrà a partire dal prossimo 23 giugno. Per i licei, greco per il classico, matematica per lo scientifico, lingua straniera per il liceo linguistico. Sulla pagina del sito del MIUR dedicata all'esame di Stato è disponibile l'elenco di tutte le materie e quello delle discipline affidate a commissari esterni. Quest'anno saranno 211 gli istituti coinvolti nel progetto ESABAC per il rilascio del doppio diploma italiano e francese. Il Ministero ha reso disponibile anche la pubblicazione relativa agli esiti dell'esame di Stato del 2015. Rischio di shock elettrico. Apple ritira gli adattatori difettosi. Rischio di shock elettrico se toccati. Con questa motivazione Apple ha diffuso una nota in cui annuncia il ritiro di alcuni adattatori pericolosi. In casi molto rari, scrivono sul portale dell'azienda, gli adattatori per la presa a muro CA di Apple bipolari, progettati per essere utilizzati nell'Europa continentale, in Australia, in Nuova Zelanda, in Corea, in Argentina e in Brasile, potrebbero rompersi e creare rischio di scossa elettrica se toccati. Questi adattatori per le prese a muro, forniti con i Mac e alcuni dispositivi iOS tra il 2003 e il 2015, erano anche inclusi nel kit adattatore internazionale Apple. Per tutelare i clienti e la loro sicurezza, Apple ha così deciso di sostituire gratuitamente gli adattatori per presa a muro interessati dal problema, con un adattatore nuovo e riprogettato. Tutti gli interessati potranno effettuare la sostituzione delle parti interessate usando la procedura indicata sul sito di Apple. Guerriglia Radio. Vittorio Arrigoni, la possibile utopia. Vittorio Arrigoni, attivista convinto, blogger che attraverso la rete testimoniava quotidianamente quello che succedeva nella striscia di Gaza e spirito critico scomodo a molti, rivive nelle pagine di Guerriglia Radio. Vittorio Arrigoni, la possibile utopia. A quasi 5 anni dalla sua morte, Stefano Piccoli gli dedica una graphic novel targata a Round Robin Editore. L'arte del fumetto, grazie alla sua immediatezza comunicativa, può arrivare dove libri a volte non arrivano e catturare lettori di ogni età. 8 capitoli per 8 diversi momenti della vita di Vic. 8 pezzi di un puzzle, rigorosamente in disordine cronologico, che poi il lettore può comporre, ricomporre e approfondire come meglio crede. Non solo Gaza nelle tavole di Stefano, ma anche Africa, Europa dell'Est e Perù, tutte tappe importantissime della vita di Arrigoni. Un libro commovente, in cui il conflitto israeliano-palestinese, l'orrore e l'insensatezza della guerra sono contrapposti all'impegno umanitario e danno una vita spesa in favore degli oppressi. Facebook, i sentimenti si esprimono con le reaction. Facebook rivoluziona il modo di esprimere sentimenti. Basta con il semplice classico mi piace, arrivano le emoticon che ci permetteranno di esprimere amore, rabbia, stupore e tristezza in calce ai post. L'arrivo delle faccine mette anche fine alle voci sul tasto non mi piace, più volte ipotizzato e a dir la verità sempre smentito. L'indiscrezione arriva dall'autorevole testata Bloomberg e la fonte è la stessa direzione di Facebook. I nuovi stati d'animo saranno resi disponibili a tutti gli utenti statunitensi già dalla prossima settimana e nel giro di giorni, o forse di un'altra settimana, approderanno anche in Europa, Italia compresa. Molti vedono in questa nuova opportunità offerta da Facebook un modo di raccogliere ulteriori dati sugli utenti. Con il mi piace era difficile capire esattamente lo stato d'animo dei lettori. Ora, soprattutto a fini pubblicitari, si potranno capire meglio i gusti dei singoli e quindi meglio tarare gli spot da far apparire sulle bacheche. Sono troppo bianchi. Spike Lee scatena la bufera sugli Oscar. Com'è possibile che per il secondo anno consecutivo tutti i 20 attori candidati siano bianchi? Noi non sappiamo recitare ed è meglio non andare a guardare le altre categorie. Con queste parole Spike Lee ha lanciato l'hashtag OscarSoWhite, un vero e proprio terremoto per il mondo del cinema che si sta diffondendo a macchia d'olio in tutta Hollywood. Viste le premesse, dunque, la prossima edizione degli Academy Awards, in programma il 28 febbraio, sarà di certo una delle più polemiche. La critica del regista afroamericano non si limita al colore della pelle, ma punta a mettere in luce la scarsa rappresentazione di tutte le minoranze, donne comprese. E il boicottaggio della nota cerimonia da parte dei VIP sembra già partito.
Tra i primi ad aderirvi Will Smith e la moglie Jada Pinkett Smith, l'attore inglese David Oyelowo, protagonista lo scorso anno del film Selma, e Michael Moore, noto dissertatore e da sempre in aperta polemica con tutta l'industria di Hollywood. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!